Conegliano ne esce ancora una volta in piedi e vittoriosa. Che partita! Che partita, che partita da parte di queste due formazioni. Davvero niente da recriminare a Monza, nemmeno a Conegliano. Conegliano che deve far a meno di tantissime giocatrici importanti. Bene Monza è riuscita a strappare un punto importante comunque per la classifica. Quasi 2 ore e 35 di partita per questa vittoria di Conegliano 3-2 su Monza. Pubblicità per noi, però rimanete con noi perché adesso ascolteremo anche i due coach. Allora, dopo 5-7 entusiasmanti, Conegliano ancora una volta passa anche all'arena di Monza, 3-2, 70esima vittoria. Daniele Santarelli, è stata più dura di tante altre volte, ma ancora una volta ne siete usciti. Sì, molto dura. Complimenti a Monza per l'ottima partita. Noi abbiamo approcciato la partita in maniera sbagliatissima. Un primo set costellato di errori, disattenzioni. Credo che abbiamo fatto tutto noi, perché fra errori in attacco e espressi, credo che loro abbiano fatto solo pallonetti il primo set. Ci abbiamo messo tantissimo ad aggiustarci, è stata una partita molto difficile per noi, una bella lezione. Sono contento che la siamo riusciti a portare a casa nonostante le difficoltà. Lo sapevo che sarebbe andata così, perché in questo momento siamo questi. Facciamo tanta fatica perché ci alleniamo così così. Sono contento perché la squadra è uscita dall'ennesima situazione di difficoltà. Abbiamo battuto Novara in difficoltà, abbiamo battuto Monza qui da loro in difficoltà. Sono grandi prove di forza e di carattere, quindi questo ci fa solo che bene. Tra l'altro non avresti voluto far entrare Folì praticamente subito, però sei stato quasi costretto dall'andamento, sì, e dal fatto che hai dovuto mantenere anche il bilanciamento tra giocatrici italiane e straniere. Sì, la mia idea era quella di far riposare ancora Katrin, Plummer e Raffa, perché Raffa ha fatto un allenamento e Katrin uno e mezzo prima di 3 settimane di stop, quindi non erano assolutamente in forma e si vedeva. È ovvio che poi anche per un palleggiatore diventa difficile. Anche Paola oggi non ha ingranato, no? È stata una settimana un po' particolare per lei. Questo mi inorgoglisce tantissimo, perché giocare in questo modo, con tutte queste defezioni, allenandoci così poco e portare a casa queste partite così tirate, bella dose di fiducia. Plummer peraltro bene, considerato appunto anche una settimana non completa negli allenamenti. Katrin, lasciami dire una cosa, l'abbiamo gestita in maniera incredibile. Lo staff ha fatto un lavorone. Le abbiamo dato tutto il tempo di rientrare nel modo giusto, abbiamo fatto tutto il lavoro di recupero per lei senza affrettare mai le cose. Era a disposizione anche la partita precedente, ma non si era mai allenata. Qui è riuscita a fare 2 allenamenti, 1 e mezzo, quindi sapevo che l'avrei usata. Lei è un giocatore fortissimo, credo che per noi quest'anno sia un grandissimo acquisto. Con carattere e con la bravura anche delle subentrate le state portando comunque a casa anche queste partite difficili. Ovviamente quello che ci viene da dire è, appena torneranno le assenze eccellentissime che avete, diventerete il solito rullo. Guarda, io credo che l'emblema di questa squadra sia stato il secondo set. Noi eravamo sotto nettamente, in grossa difficoltà, è entrata Frosini per Paola Egonu. E quando togli Paola Egonu ad una squadra, credo che il colpo sia forte anche per le ragazze che giocano, no? Lei ha fatto il suo, ha sbagliato pochissimo, è stata attenta in difesa, la squadra ha lottato, ho sentito le ragazze che comunque esultavano a bordo campo. E questo, noi siamo così, noi lottiamo, ci sacrifichiamo ma non molliamo mai, e questo, come dicevo prima, mi riempie d'orgoglio. Giulia, domande? Ma più che altro, mai come in questa partita davvero è la squadra. Hai fatto dei cambi appunto con ragazze che si stanno allenando poco e hai ottenuto un risultato veramente importante, perché ci si aspetta sempre qualcosa di grande da parte di Conegliano, però è una Conegliano anche in grande emergenza adesso. Guarda, hai detto la cosa giusta. Noi dobbiamo sempre dimostrare, e chi gioca con noi non ha mai niente da perdere. Dicono tutti questo, noi ogni volta dobbiamo continuare la striscia di vittorie. Guarda, questa è pressione positiva, eh? Ormai ci convivo dal primo giorno che sono a Conegliano, quindi non mi spaventa questo tipo di pressione. È ovvio che non è sempre semplice giocare a 1000, portare a casa tutte le partite, vincerle tutte. Io credo che quello che sta facendo questa squadra sia qualcosa di incredibile, ma non solo quest'anno, anche negli anni passati. Noi non molliamo mai, noi abbiamo giocato anche l'anno scorso una partita a Scandicci in grossa difficoltà e siamo riusciti a portarla a casa. Questa squadra è fenomenale. Quando le recupereremo tutte ci sarà da divertirsi. Adesso vai a riposarti, che non c'è più voce, sei proprio stanco, morto adesso. Sono stanco, per fortuna giochiamo una gara a settimana ancora. Grazie, grazie, grazie a voi. Eh sì, perché poi dovrà riprendersi.